Una Triestina super ha confermato il primato in classifica battendo ieri a Rocco l'Alto Vicentino, squadra molto attrezzata che ha messo in difficoltà l'Unione ma che alla fine ha dovuto cedere ai padroni di casa. In zona Cesarini il centravanti dell'Unione Franz ha regalato i 3 punti alla sua squadra che così vincendo sale a 13 lunghezze in classifica seguita dal Mestre a 12, dalla Virtus Vecomp a 10, Abano Calcio e Campodarso con 9 punti. I locali partono forte con un paio di occasioni interessanti concluse da Cortegiano e Acquaro. Il copione del primo tempo segue questa logica, Triestina che attacca, Alto Vicentino che difende bene e riparte e quando possibile frena il ritmo partita a proprio beneficio. Al 36esimo proprio gli ospiti sorprendono l'Unione, cross di Carbonaro dalla destra e deviazione vincente di Trinchieri con l'esterno sinistro ben appostato sul primo palo che anticipa difesa e portiere. La Triestina però non ci sta in quanto il gioco è prevalentemente artificio dei propri 11 e al 9° della ripresa accorcia le distanze con Serafini, primo gol in campionato, grazie a una sua zuccata di testa su calcio d'angolo. 1-1, palla al centro e Rosso Labardati che intendono cavalcare l'entusiasmo incrementando il risultato. Al 21esimo infatti ci pensa Franza con una palombella precisa e un po' fortunosa, per come è arrivata, a lasciare col fiato sospeso per almeno 3 secondi tutti i fan triestini prima di farli esplodere di gioia per la rete del vantaggio 2-1. Ritmi rodati e Alto Vicentino che sorprende ancora, Pandolfi riceve da solo, da posizione defilata, segna il pareggio e quando sembra tutto avviato per un punto a testa ci ha pensato ancora Franza a risolvere la contesa con la sua seconda marcatura personale in questa sfida, nonché quella decisiva che vale la vittoria per la Triestina, confermata in testa alla classifica e appurata come corazzata della Serie D.